Il problema è che io non mi ricordo il numero. Non mi ricordo che numero ho, non me lo ricordo. So però che quando lo chiameranno mi suonerà familiare, lo riconoscerò e finalmente saprò. Torna la rassegna teatrale Incanti sotto la luna nel giardino del centro sociosanitario di Gavinana sulla montagna pistoiese. Il programma serale degli spettacoli ha visto sul palco lo scorso 28 giugno Maurizio Micheli in Soliloquio allegro, non troppo. Lo spettacolo è una storia di un uomo solo in fila, perché in Italia, e non solo in Italia, siamo condannati a fare delle file alla posta, in banca, in mille posti. Però la fila peggiore, se così si può dire, è la fila che si fa a Equitalia. La rassegna promossa dalla Fondazione Turati giunge così alla seconda edizione, patrocinata dal Comune di San Marcello Piteglio e realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Il posto è molto bello, mi sono già prenotato per il futuro, non so quando, perché è veramente un bel posto. Poi io a Gavinana, essendo nato in Toscana, a Livorno in particolare, a Gavinana venivo in vacanza da bimbo con i miei, San Marcello Pistoiese e Gavinana. Quindi io ho dei ricordi di tanti anni fa e ci sono tornato oggi, dopo tantissimi anni, provando anche, non voglio esagerare, qualche leggera emozione. E se c'è una seconda significa che è stata buona la prima, come si dice in gergo. Ma l'importanza poi è che come Fondazione Turati noi cerchiamo di dare ai nostri ospiti tutto quello e magari anche di più che i nostri ospiti ricordano di poter avere avuto a casa loro. Naturalmente non è che ci riusciamo al 100%, però l'importante è puntare a far sì che i nostri ospiti vivano in un contesto che è vivace, che è interessante. Noi abbiamo centri a Gavinana, sulla montagna pistoiese, a Pistoia, e ne abbiamo a Zagarolo vicino a Roma, ne abbiamo a Vieste in Puglia, e in tutte queste strutture noi cerchiamo di lanciare un messaggio. Quello che la Fondazione Turati ha realizzato sul territorio è a disposizione del territorio. Quest'anno apriamo con un grande attore, un grande comico, diciamo, io lo definisco uno spettacolo d'uomo, che è Maurizio Micheli. Poi il venerdì 5 luglio ci sarà Riccardo Azzurri con Sergio Forconi, presenteranno questo CD Canto Popolare. Poi il 12 di luglio Tipi con Roberto Ciufoli, ed è uno spettacolo esilarante, di far vedere tutti i tipi particolari che possiamo incontrare nella quotidianità. E il 23 agosto, per finire, Rifiuti differenziati con me stessa, Monica Menchi e Serena Caratori. Seconda edizione, la prima è andata bene, quindi mi hanno dato la fiducia nel creare questo secondo cartellone. Lo scorso era più poesia canto, quest'anno invece il tema è la comicità, quindi la comicità vista da diversi punti di vista, e infatti ogni attore apporterà un suo punto di vista nel vedere, come dice Ciufolo, che tipi abbiamo e incontriamo quotidianamente. Allora, vi aspettiamo a Incanti sotto la luna, stasera è l'apertura, e poi vi aspettiamo con Sergio Forconi e Riccardo Azzurri il 5 luglio.